Bentornato Gudler, bentornata. Nella lezione precedente abbiamo visto come attivare il sistema operativo tramite internet. Ora dobbiamo terminare questa metodologia seguendo un'altra procedura di attivazione. L'alternativa, che personalmente non ho mai eseguito per Windows 7, in quanto ormai c'è una ragionevole facilità nell'accedere ad una connessione di internet, dicevo, non l'ho mai utilizzata per Windows 7, ma nell'ormai preistorico tempo per attivare una copia di Windows XP in un luogo in cui ovviamente non era possibile accedere ad internet. Infatti ho eseguito un'attivazione via telefono, tornerà utile in caso di mancanza di connessione ad internet. Effettuerà infatti una telefonata ad un numero e, seguendo delle informazioni automatizzate, tramite una voce guida realizzerai l'attivazione. Come nel caso precedente, dovrai raggiungere la zona di attivazione, quindi clicca su Start con il tasto destro nella zona dove è evidenziata l'icona Computer e dal menu che si genera clicca su Proprietà. Nella nuova maschera ovviamente individua la zona Attivare Windows adesso e cliccaci sopra. Dopo aver inserito il Product Key, ti ricordo in quanto durante l'installazione non abbiamo inserito il Product Key, clicca su Avanti, si presenterà questa schermata nella quale dovrai cliccare su Usa il sistema telefonico automatico. Nel caso in cui ti venga richiesta una password che hai inserito precedentemente, digitala, oppure conferma semplicemente cliccando sul pulsante appena evidenziato. In questa schermata, laddove non fosse già evidenziato Italia, clicca da questo pulsante e dalla lista delle nazioni, seleziona ovviamente Italia e clicca su Avanti. Successivamente ti comparirà questa schermata nella quale evidenzierai due numeri di telefono che potrai digitare. Questo è un numero verde accessibile esclusivamente da telefono fisso, questo da telefono fisso e anche da cellulare. Ora esegui la telefonata ad uno di questi due numeri e segui la voce guidata. Ti verrà chiesto durante questa procedura un numero identificativo. Questo numero identificativo è la sequenza di queste 9 sezioni che compariranno automaticamente. Dovrai digitare infatti in sequenza queste 9 stringhe. Successivamente la voce guidata ti fornirà il codice di attivazione, ossia una serie di stringhe etichettate con le lettere da A fino ad H che dovrai inserire digitandole con la tastiera. Ovviamente è bene annotarti queste stringhe su un foglio per evitare la ripetizione completa tramite telefono. Quando avrai ottenuto il codice di attivazione, quindi inizia ad inserire le varie stringhe in questi campi, successivamente clicca sul pulsante Avanti. Al termine, se non avrai problemi, avrai attivato il sistema operativo come nel caso precedente. Clicca pure adesso su Chiudi per terminare il processo di attivazione. In caso di fallimento, prova di nuovo il processo di attivazione. Qualora il problema si verificasse di nuovo, recati magari dal venditore per ottenere delle spiegazioni. Dopo aver completato l'attivazione, in questa sezione troverai ovviamente la notifica che Windows è stato attivato e il numero di serie corrispondente alla tua copia di Windows Ultimate. Al termine puoi chiudere questa finestra cliccando sulla X in alto a destra della schermata. Come abbiamo visto nella volta scorsa, clicca su Start e successivamente cerca il pannello di controllo attendendo che si mostri la nuova schermata. Ora individua la zona sistema sicurezza, cliccaci sopra e nella nuova pagina clicca su sistema. Oppure, chiudendo questa schermata, torna nel pannello di controllo cambiando la visualizzazione dai gruppi alle icone piccole ed individua sempre la sezione sistema cliccandoci sopra.
si aprirà questa nuova schermata nella quale individuerai la zona relativa all'attivazione. Cliccaci sopra per iniziare il processo di attivazione. Ora hai tre pulsanti, usa il sistema telefonico, acquista il nuovo product key oppure clicca qui se non hai inserito precedentemente il product key. Ma noi, avendolo già inserito, ad esempio, clicchiamo qui per attivare il processo via telefono. Dalla lista ovviamente vai ad individuare la nazione che ti interessa, quindi nel nostro caso Italia, e poi clicca su Avanti. In questa schermata si presenterà il tuo identificativo, quindi 9 stringhe di numeri che dovrai digitare quando la voce te lo notifica via telefono, e questi sono i numeri di telefono che dovrai scegliere per poter attivare la tua copia di Windows. Esegui quindi la telefonata e attendi che la voce guidata ti fornisca il tuo codice che dovrai inserire in sequenza. Una volta che il processo guidato via telefono ti fornirà le 8 stringhe, dopo averle scritte su un foglio di carta, magari inizia a digitarle in sequenza. Dopo aver terminato l'inserimento del tuo codice di convalida, clicca su Avanti. Il processo automatico terminerà l'attivazione. Se non si verificano problemi, avrai questa schermata proprio che ti evidenzia l'avvenuta attivazione. Ora puoi cliccare su Avanti e tornare nella verifica di stato, nella quale avrai la conferma che Windows è stato attivato con il relativo seriale. Se ti ricordi, durante l'installazione potresti aver inserito o meno il codice. Se lo hai inserito e hai anche selezionato questo segno di spunta, attiva automaticamente Windows non appena è disponibile una connessione ad internet, sappi che la procedura avrà luogo in maniera del tutto automatica entro alcuni giorni dal termine dell'installazione. Altra nota è che il processo di attivazione si potrebbe rendere necessario se installi di nuovo Windows 7 dopo una relativa formattazione, e questo è ovvio in quanto dovrai reinserire tutti i parametri necessari, tipo il seriale, ed eseguire quindi l'attivazione stessa, oppure se viene eseguita una modifica significativa all'hardware, anche se il sistema operativo non viene reinstallato. Modifica significativa come ad esempio l'hard disk e la RAM contemporaneamente. Questo perché accade? Perché durante il processo di attivazione, per quel dato product key viene associata una configurazione hardware ben specifica, e quindi se tu alteri questa configurazione potresti aver notificata la necessità di riattivare il tuo sistema operativo entro 3 giorni. Ultima nota: durante l'installazione dei vari aggiornamenti che sono resi disponibili dalla Microsoft, viene eseguita una verifica di autenticità del sistema operativo stesso, la richiesta di genuinità. Niente di preoccupante se la tua copia è originale, in quanto non avrai notificato nulla, ma nel caso in cui la tua copia fosse contraffatta, avrai innanzitutto che lo schermo ti si presenta con un colore nero e una notifica da parte della Microsoft tramite un programma specifico che la tua copia potrebbe essere contraffatta, e ad ogni riavvio avrai questa notifica di possibile copia contraffatta del sistema operativo. Questo ti bloccherà eventuali aggiornamenti futuri. La richiesta di genuinità, tra l'altro, la puoi eseguire anche tu personalmente. Come? Collegandoti al sito ufficiale della Microsoft c'è una zona, una pagina dedicata all'attivazione, che nel caso specifico te la evidenzio tramite questa notifica. Quindi, andando all'interno del sito della Microsoft, in quella pagina specifica, potrai verificare la genuinità del tuo sistema operativo. Anzi, a questo punto, visto quanto detto nella lezione precedente, ti stimolo ad eseguirla proprio per prevenire eventuali
malfunzionamenti, eventuali copie contraffatte installate sul tuo computer ed eseguila in tempi rapidi dopo l'acquisto. La pagina della Microsoft dove eseguire la convalida, il controllo di genuinità, si presenta così. Nella zona centrale avrai una spiegazione molto dettagliata di cos'è la convalida e come funziona. E poi c'è un pulsante. Cliccando su questo pulsante avvierai il controllo di genuinità della tua copia di Windows in maniera del tutto automatica. Questo processo potrà durare qualche minuto, al termine del quale, se non cambierai pagina e non si verifica alcun problema, avrai la notifica a schermo che la tua copia di Windows è originale e, oltre a poter eseguire ed installare gli aggiornamenti che verranno rilasciati dalla casa madre, potrai gratuitamente anche installare sul tuo computer un antivirus cliccando semplicemente su questo pulsante scaricalo ora, in modo da poter mantenere sotto controllo il sistema operativo ed evitare ragionevolmente che venga contaminato da malware. E se vuoi verificare la genuinità della tua copia Windows, come abbiamo detto, vai in questa pagina della Microsoft. Nella zona centrale troverai una spiegazione di cos'è la convalida e come funziona. Poi c'è un pulsante che, cliccandoci sopra, ti permetterà, con un processo automatico, di verificare che la tua copia sia effettivamente valida. Questa operazione può durare qualche minuto, quindi non dovrai cambiare pagina finché non è terminata. Al termine della verifica, se la tua copia di Windows è autentica, avrai la notifica al centro. Potrai anche scaricare un antivirus gratuito, Microsoft Security Essential, cliccando su questo pulsante, che ti permetterà di mantenere relativamente sicuro il tuo computer. Bene, dalla prossima lezione, come detto qualche lezione fa, diventerai un orologiaio, ossia eseguiremo degli interventi microscopici, delle impostazioni che tenderanno a migliorare le prestazioni del sistema operativo, disattivando quello che ragionevolmente non serve, degradando alcune prestazioni a favore della velocità del computer. Questo ovviamente se sei d'accordo, altrimenti puoi lasciare tutto come definito dalla casa madre. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima.